S'adorata escala triumfante, da voglia son fatta di tumore. Questa chiesa c'è sta nu corpo santo, e per nome c'è chiam San de Leone. Anne Madonna mi dell'usaccione, e San de Lea de San de Martine. E quest'anno la festa in onore di San Biagio si arricchisce di un appuntamento significativo, l'inizio dei festeggiamenti dedicati ai 100 anni del carro dei Giovanotti. Noi siamo in compagnia del, come dire, giovanotto più longevo qui a San Martino in Pensilis, Leo La Vecchia. Età? Quanti anni hai? 97. Preciso. Quasi come il carro, quasi come il carro. Sono del 21. 1921. Per te cosa rappresenta il carro dei Giovanotti? È la storia. Mio padre, ai tempi dopo la prima guerra mondiale, ha cominciato con quell'epoca fino a quando morì. Lui è andato fino a 70 anni al carro. E io sto facendo ugualmente. Ho lasciato pochi anni fa, ma non abbandono le idee e tutto il resto. 8 giorni dopo l'arrivo dei carri, non manco mai, qui dove sto qua. Legge. L'anno scorso. Ecco, il versamento per il 2018 dedicato proprio al carro dei Giovanotti, un impegno che continuerà sempre. Non manca mai, nemmeno un anno. Allora ci prepariamo per questo momento e non possiamo che dire... Viva i Giovanotti! Ma voglio fare una vesta pellegrina e voglio E noi incontriamo Nicola Bevilacqua, rappresentante della famiglia storica del carro dei Giovanotti. Oggi un momento davvero significativo. Sì, perché praticamente diciamo la famiglia Bevilacqua è in simbiosi con il carro dei Giovanotti, cioè la Costituzione è stata fatta a suo tempo insieme ad altre persone da mio nonno Nicola, che diciamo inizialmente continuava a correre con il carro di famiglia, perché inizialmente i carri erano a livello di famiglia e quindi anche la famiglia Bevilacqua aveva il suo carro. Poi chiaramente con un discorso più democratico e anche più giusto si è cominciato a coinvolgere un po' diciamo tutta la parte giovanile e del paese, per cui i carri sono diventati diciamo più larghi, insomma, e si sono rappresentati da diverse persone, insomma. Comunque diciamo pure quando è venuta la famiglia ha lasciato il carro, si è pienamente dedicato al carro dei Giovanotti e quindi diciamo insieme ad altri collaboratori come abbiamo qui a fianco, insomma, per anni hanno continuato a fare il carro, insomma, fino ad oggi, e speriamo che continui ancora almeno. Mancati Bevilacqua, da mio padre, con Don Nicola, sì, e abbiamo praticamente mio nonno, poi mio padre che ha fatto parte attivo fino agli anni 60, insomma, e quindi speriamo che continui ancora per altri 100 anni, per lo meno minimo, insomma. Una grande emozione. Ma sicuramente, perché diciamo sono quelle tradizioni che sono presenti nella cultura popolare e se vengono a mancare viene a mancare una parte del, diciamo, del popolo sanmartinese, della comunità. Della comunità, insomma, quindi speriamo che insomma continui. Questo è un aspetto davvero significativo. E infine incontriamo il presidente del carro dei Giovanotti, Domenico Iannitti. L'emozione è tangibile? Sì, è sensibile.
È una grandissima emozione oggi. Oggi apriamo l'anno del centenario con un cuore immenso verso tutte le carresi, verso prima cosa l'Associazione del Carro dei Giovanotti. Ringraziamo noi oggi della Costituzione da parte della famiglia Bevilacqua e di tutti gli altri componenti delle famiglie storiche di San Martino, quindi siamo emozionatissimi, un evento storico che comunque anche questa è storia, oltre i 100 anni del Carro dei Giovanotti, questa anche oggi rimarrà nella storia dell'associazione, degli amanti delle carrese e di San Martino specialmente. Ecco, Leo La Vecchia è il più grande del carro, il più piccolo sarà uno dei nuovi nati di San Martino. Il più piccolo sarà uno dei nuovi nati, il nostro Leo La Vecchia è la nostra bandiera storica, il più longeve dei giovanotti, quindi sarà sempre insieme a noi. Poi ci saranno anche i futuri, il futuro deve essere sempre costruttivo e sempre all'avanguardia di tutto. L'avanguardia specialmente di correre questa splendida corsa in onore di San Leo. Oggi è San Biagio, quindi abbiamo l'occasione, perché noi tutto è legato alla religiosità, sia con San Biagio con i cavalli, con San Leo con i buoi e i cavalli. Tocca carriera, tocca su Tolona, tocca Lucar de Sande. Tocca carriera, tocca su Tolona, tocca Lucar de Sande Leona. Cento anni per il carro dei giovanotti a San Martino in Pensilis. Incontriamo il parroco Don Nicola Mattia. Oggi 3 febbraio 2019 iniziano i festeggiamenti, le celebrazioni dedicate a questo importante anniversario che con un impegno condiviso prevede numerose iniziative nel corso dell'intero anno. Cento anni in questa modalità dei carri. La corsa dei carri e i carri sono molto più antichi. È un percorso popolare. Prima i carri appartenevano alle famiglie. In un contesto sia nazionale che europeo, dove si cercava una maggiore democratizzazione, un maggiore coinvolgimento popolare, un percorso che iniziò a fine 1800, per San Martino 1897, porta a togliere i carri dalla giurisdizione delle famiglie, come era da un retaggio medievale, e farle diventare delle comunità, per cui acquisiscono un altro nome. Noi celebriamo 100 anni da questo passaggio, che è un'esigenza di popolo e non più di famiglie. Le celebrazioni che faremo in questo anno, a partire da questo carro, soprattutto in questo tempo nel quale tutto viene messo in discussione per ciò che riguarda la nostra identità di popolo, cercheremo di vivere questa celebrazione come comunità, a partire dal carro dei giovanotti, ma la festa è di tutta San Martino, la quale attraverso le celebrazioni mensili, attraverso gli appuntamenti mensili, farà memoria di una lunga storia che attraversa il tempo con il suono e il rumore degli zoccoli dei buoi, dei cavalli e al ritmo delle ruote dei nostri carri che non possono fermarsi. O nostro amato protettore San Leo, volgi il tuo sguardo su tutti noi, benedici questo popolo che da secoli ti venera e si affida alla tua intercessione. Aiutaci a vivere sempre in comunione con Dio e tra noi, a dimenticare i torti e le offese, a fare del bene a tutti, perché quello che resta nella vita è solo il bene che avremo compiuto. Fa che questa festa centenaria, che viviamo anche in tuo onore, in questa nostra comunità di San Martino, sia un'occasione di comune letizia e di rinnovamento di vita per tutta la popolazione che ti appartiene e ti ama. Donaci di vivere e di morire in grazia di Dio. San Leo, intercedi per noi presso Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.